innocente da sta terra di cui vi parlo, na per la rara Domenzo Mari, e come vivi d'incanto colmi, fai cipazzini i miei più popoli, che beitta si sciariaro, e chi to sangue da cinza sia, e non c'è la cura di liguaria. Donna notte, carraggio cuore, picchiamo decadenza, non la posso accettare, usiamo vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti, di sta mala razza, che ti zucca usando. L'esercito di liberazione è pronto a partire! Buongiorno, buon caffè. Allora, intanto devo chiedere scusa per tutti coloro che ieri sono rimasti fuori dal Teatro Quirino. I posti all'interno erano quasi 900, altri 200 potevano stare lì alzati. Mi è dispiaciuto che a un certo punto sono intervenuti anche giustamente i vigili del fuoco per bloccare un po' l'entrata, e quindi un po' di voi sono rimasti fuori. Vi chiedo scusa, ma è stata presa la decisione di fare tutto poi nel teatro, considerato che l'inizio della settimana scorsa già il tempo era altalenante e non ci potevamo permettere di far slittare la nostra manifestazione. Noi abbiamo un cronoprogramma tracciato e lo dobbiamo rispettare. Questo è fondamentale per l'appuntamento che ci attende. Ed è ovvio che noi dobbiamo essere vigili sulle scadenze, perché ce ne sono alcune delicate. E ora ne parliamo.
Perché? Perché vi riguardano. E riguardano non solo i candidati, ma ognuno di voi. Mi dispiace, ve lo dico con molta onestà, che un uomo, anzi, due uomini che professano la pace, continuano a farci la guerra. E voglio parlare degli amici Rizzo e Toscano. Io ieri ho ancora rilanciato, ho ancora mandato un appello, però non solo non risponde, e vabbè, ci può pure stare, ma mi dicono che io sono e noi siamo la nostra costellazione di libertà, la comunità che abbiamo creato, perché ieri, sottoscrivendo il manifesto per la libertà, siamo diventati una comunità. E questo era un passaggio importante. Se oltre al comune denominatore meno Europa più Italia, meno Europa più sovranità, meno Europa più federalismo, o ciascuno, perché tutti i 18 movimenti hanno partecipato alla redazione del manifesto. E con noi 19. E ieri abbiamo dimostrato quello che in premessa io avevo detto. Ci sono le condizioni per fare una sintesi dei temi che condividiamo tutti. E ieri l'avete visto nelle mie due ore di relazione, i punti che sono stati toccati, il manifesto che è stato letto dalla nostra Laura Castelli e la sottoscrizione che ogni rappresentante dei movimenti politici e delle liste civiche hanno fatto lì pubblicamente. Ed è un manifesto che da domani potrete condividere. Mentre io continuavo a lanciare l'appello all'unità, a lavorare assieme, venivo ricambiato con lo sfottò, col dileggio. Ma uomini che si professano di pace, perché continuano a farci la guerra? Perché gli amici di Democrazia Sovrana e Popolare, o meglio, Rizzo e Toscano, Toscano e Rizzo, non perdono occasione per attaccarci? Qual è il motivo? Non avete avuto il coraggio
di uscire dalla vostra stanzetta e confrontarvi in una competizione elettorale, perché per voi prevale il vostro egoismo personale, neanche quello della comunità che rappresentate, perché state mortificando tutti gli attivisti, state mortificando coloro che hanno votato Democrazia Sovrana e Popolare. Io non ho più parlato di voi, vi ho sempre lanciato appelli. Fino a 3 giorni fa ho cercato Marco Rizzo, gli ho scritto, ho supposto che questo è un momento storico che vede finalmente, il dissenso organizzato. E invece, ecco qui, lo voglio prendere, ecco fatto, ci ritroviamo con questi attacchi che... Ora vi spiego qualche retroscena, delicato, mi dispiace, ma io, sapete, poi mi incazzo. E capisco anche la provocazione, e ora anche vi spiego qual è il senso della provocazione. Ed è importante che si tenga conto ora di quello che io vi dico. Ecco. Allora, vediamo, partiamo da così, dall'ultimo attacco, perché poi mi basta questo qua del capetto Marco Rizzo. Marco Rizzo fa un post, 21 ore fa, Marcello De Vito condanna a 8 anni e 8 mesi per l'ex di Movimento 5 Stelle, fiora all'occhiello della lista De Luca, il volo in Europa si complica. Dalla vecchia alla nuova casta, l'onestà resta un'ipocrisia. Marco, posso dirti che sei politicamente un buffone? Cioè, tu che sei stato seduto con me, col comune amico, Gianni Alemanno, il quale sconta una condanna, lo sappiamo tutti quanti, il quale è in attesa di una legge di depenalizzazione, e lo sappiamo e lo sai pure tu, il quale sperava che il governo Meloni gli facesse la legge di depenalizzazione per potersi candidare, invece questo non è stato fatto, perché si è ingaiata e perché ormai il governo Meloni questa legge di depenalizzazione che riguarda le manne e tanti altri la farà dopo le europee, perché ovviamente non la vuole fare ora, è perché siamo in campagna elettorale e quindi è rimasto fregato. Vai, fai un post del genere qua, dove mi parli di Marcello De Vito che fa parte di uno dei movimenti che sono all'interno della nostra costellazione e che non ha mai detto di candidarsi, non ha mai sottoscritto la candidatura, e correttamente quando ci siamo visti, perché io non ho problema a dire che ho incontrato Marcello De Vito, ha anche detto con molta onestà: sono in attesa di una sentenza di primo grado. Quando ci sarà la sentenza,
in base all'esito della sentenza, valuterò la mia disponibilità a candidarmi. Marco Rizzo, sei politicamente buffone. Ecco, una persona che pur di attaccarci fa queste azioni da sciacallo, cioè da sciacallo. Quindi non si pone il tema di stare a fianco e di avere una strategia con un uomo, piaccia o non piaccia, Gianna Alemanno, la mia solidarietà per carità, ma comunque ha una condanna passata in giudicato e ha anche l'interdizione da pubblici uffici e ti sta aiutando a raccogliere le firme ed è stato anche l'interlocutore, perché ormai le cose ce le diciamo tutte, col governo Meloni per abbassare del 50% il numero delle firme necessarie per presentare le liste in Europa, perché sappiamo tutti quanti, Gianna Alemanno, com'è organico con Fratelli d'Italia, e tu mi vieni qui oggi a pubblicare queste porcherie, ma non pensi di aver superato ora il limite della decenza? Non pensi ora che ti stai dimostrando veramente una persona squallida? Allora spiegami. E caro Marco Rizzo, su questo argomento, se vuoi, ci facciamo una bella diretta e ci confrontiamo e vi dico le cose come stanno. E se ci confrontiamo sulla diretta, spiego anche come Gianna Alemanno è collegato con Fratelli d'Italia e come è partito l'operazione per creare attraverso, e mi dispiace per i militanti, lo dico con molta onestà, mi dispiace con i militanti di Democrazia Sovrana e Popolare, i quali inconsapevolmente si stanno trovando a fare i cecchini corroborati da Fratelli d'Italia. Questa è la questione. Perché? Perché nel Parlamento giace un testo di legge, e così le cose ormai ce le diciamo una volta per tutte, e vi dico pure qual è, così da andare a cercare e così vedere anche perché questa comparanza tra Gianna Alemanno e Marco Rizzo. Come mai il nero e il rosso stanno assieme anche in questo momento? E ora vi svelerò del retroscena di cui ormai mi sono stancato di tenerle nello stomaco. Siccome Marco Rizzo segue anche le nostre dirette, avvisatelo. Avvisate anche Toscano di collegarsi, perché ora comunicherò il retroscena di quello che è successo e di quello che sta per succedere. Come quando ho pubblicato già l'accordo sui simboli del 15 di febbraio, dove avevamo già fatto la sintesi, firmato già il primo accordo. Cos'è successo? Ecco qua. Allora, tutto parte da questa legge. Ora prendo un attimino gli estremi. Ecco qua. Allora, e vi leggo un testo che riguarda, mi dispiace, caro Gianni Alemanno, non t'offendere, ma mi avete rotto i coglioni ora. Io sono un uomo di periferia, sicuramente non sono bravo come voi a stare nei salotti romani, ma mi avete rotto i coglioni ora. Mi dispiace. Ora cito fatti, circostanze e atti.
E questo lo dico per salvaguardare la comunità di democrazia sovrana e popolare, che continua ad essere strumentalizzata in questa raccolta di firme. Tutto parte dal disegno di legge che ha questo oggetto. Segnatevelo, lo andate a guardare. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Porta come numero, e così potete andare a cercarlo, C1718, proposto dal governo. È stato approvato al Senato, quindi vedete, è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea della Camera per il mese di maggio. Cos'è questa operazione? Questa è un'operazione di depenalizzazione di una serie di reati, e questa comunicazione è del... me l'hanno mandata il 20 marzo. E allora, cosa è successo? Quando ci siamo seduti io, Gianna Alemanno e Marco Rizzo, parliamo dei primi giorni di febbraio, Marco Rizzo chiede a Gianna Alemanno se il problema riguardante la sua interdizione momentanea, ma interdizione era perché ha avuto questa condanna e quindi anche la pena accessoria dell'incandidabilità, era una risolvibile prima della presentazione delle liste. Risposta di Gianna Alemanno: sì, perché sarà approvato dalla Camera e dal Senato prima di entro marzo. Ebbene, anche qui chi è? Pippo, sono in diretta, ci vediamo tra poco, scusa. Un quarto d'ora, va bene? Oh. E ritorniamo alla discussione. Erano questi incontri, i primi sono stati i primi di febbraio. Entro metà marzo questa legge doveva essere approvata dalla Camera e dal Senato. Quindi Gianna Alemanno, in base a questa depenalizzazione, sarebbe stato candidato. Tant'è vero che il 15 di febbraio, quando abbiamo sottoscritto quell'accordo già sui simboli, avevamo anche fatto il calendario delle conferenze stampa. E Gianni ha detto: io mi metto alla fine perché non voglio che rallentino questa legge. Domanda sempre di Marco Rizzo: ma tu sei sicuro che ti fanno questa legge nei tempi per poterti candidare? Risposta: sì, lo sai, la mia attuale compagna dove lavora. Io ho guardato, loro si sono guardati nelle palle degli occhi,
sono rimasto stranito. Cioè, pensate, io con la mia semplicità di uomo di provincia guardavo questi due personaggi che si guardavano negli occhi. E in quel momento ho pensato, ma io sono uno scemo. Cioè, io sono inadeguato. Chissà quante cose non so e non capisco. Ma perché dove lavora? Io ho scoperto tutto e ho capito e ho collegato tutto. Allora, in quel momento, quindi, tranquillo, si va avanti, perché c'era questa sicurezza. E allora, perché io oggi devo parlare di questo? Perché non tollero. Allora, questo disegno di legge per completezza, che doveva essere approvato entro metà marzo da Camera e Senato, cos'è successo? Si è rallentato. Viene approvato dal Senato a metà marzo e viene calendarizzato però per la Camera a maggio, cioè significa che slitterà dopo le europee e le candidature si devono depositare entro 1 maggio e hanno fottuto le mani. Nel momento in cui Alemanno viene a sapere di questo, e ovviamente lo si è saputo già quando, lui con i suoi collegamenti in Fratelli d'Italia, perché Gianni Alemanno è una costola di Fratelli d'Italia, che viene utilizzato per fare l'antisistema, ma ovviamente politicamente al libro paga, di Fratelli d'Italia al libro paga di Fratelli d'Italia, ovviamente è ovvio che ha visto già a fine febbraio che la situazione non era quella che gli avevano prospettato ai primi di febbraio. Ed ecco che ha capito che non era candidabile. E siccome non era candidabile, ha fatto saltare tutto il movimento politico indipendenza. E che ha fatto? Dice, lo sai che facciamo? Visto che sta questo della periferia, Cateno De Luca, vuole venire a dettare legge qua a Roma, io non sono candidabile, sfasciamo tutto. Si mette d'accordo col Burrizzo e tentano di ricattarmi. E io li ho mandati a cagare. Avete capito? Non contento? Sempre in accordo con Fratelli d'Italia, fa un'operazione, spiega giustamente a Fratelli d'Italia che non era opportuno che il raggruppamento che stava facendo Cateno De Luca rimanesse l'unico a rappresentare il dissenso, perché questo significava
la certezza già ai nastri di partenza, ai nastri di partenza della campagna elettorale, del superamento del 4%. E allora, giustamente, perché ognuno fa politica, Fratelli d'Italia dice: cosa ma possiamo fare? Bene, dimezziamo del 50% le firme necessarie per presentare le liste. Ottimo. Così, se ha anche bisogno, Democrazia Sovrana e Popolare, l'aiutiamo anche a raccogliere le firme. E dove hanno bisogno di autentiche, gli mettiamo pure a disposizione i consiglieri comunali. Ecco come stanno le cose. Tant'è vero che Gianna Alemanno sta portando, lei firme le sta raccogliendo, sta stressando i suoi, che a un certo punto una parte dei suoi l'hanno mandata a fanculo e hanno fondato Sovranità. L'ultimo simbolo che si è inserito nella nostra costellazione. Della libertà. E Sovranità. Ecco, frutto della reazione. Dei riferimenti più rappresentativi di indipendenza che non hanno accettato non solo la personalizzazione del movimento e quindi che Alemanno non si può candidare, allora salta tutto, muoia Sansone con tutti i filistei, da un lato, dall'altro questo asservimento alla lista di Rizzo, alla lista di Rizzo, senza che Indipendenza abbia un solo candidato. Chiedete a Rizzo perché, chiedete ad Alemanno perché sta raccogliendo le firme a Rizzo, chiedeteglielo, qual è il motivo? Siccome sono dei falliti e allora non consentono ad altri che hanno la credibilità, che hanno la libertà, che hanno la forza. Liberi non basta, bisogna essere anche forti. E forti significa non solo avere la tempra giusta per affrontare queste situazioni, per non piegarsi a queste situazioni, per non farsi intimorire da queste situazioni, ma anche la credibilità di riuscire a mettere assieme gli strumenti necessari, se no perché fai il capopopolo? Per quale motivo? Se sei cosciente che non hai gli strumenti, perché fai il capopopolo? Certo, fare il capopopolo, caro Marco Rizzo, col Rolex e con quella che è, col vitalizio a 6.000 euro nette al mese, e cari compagni e compagne di Democrazia Sovrana e Popolare, lui lo fa. Il compagno col Rolex e con 6.000 euro al mese nette da 10 anni. Da premettere che Marco è giovane, è bello, è duce, avrà 60 anni, 62 anni, e da 10 anni che è disoccupato a 6.000 euro al mese. Chiaro. E l'ultimo tentativo che ha fatto, dove si è confrontato con le preferenze, è stato il 2019 alle europee. 5.000 voti, 4.000 voti a collegio. Avete capito?
Ma lui ha 6.000 euro al mese, quindi lui si può permettere di giocare, compagni e compagne di democrazia sovrana e popolare. Ma fino a quando vi volete fare strumentalizzare da questi giochi schifosi, tipici dei salotti romani, che scrivi bene, caro, di quelli che ci pisciano in testa perché tanto loro stanno bene, e noi della periferia che ci ubriachiamo con questi uomini romani che fanno le sedute spiritiche. E chi è che non farebbe sedute spiritiche? Scusami, Giuseppe Sotti, tu le faresti le sedute spiritiche con Rolex e 1.000 euro nette al mese? Oppure vi annoieresti? Ora, perché dovete rompere i coglioni a noi, non più a me? Qual è il motivo? Perché tiri in ballo una persona che ha avuto la condanna ora, in primo grado, quindi c'è ancora l'appello, ci dileggi, ci mascari, ma non ti vergogni, Marco Rizzo, ma sei l'ipocrisia fatta persona. Per non parlare poi, per carità, io non conoscevo sto toscano. Questo fa rutti e pirida ogni giorno contro di noi. E cioè, mi fa pure tenerezza e pena. Ora sta gente che continua a campare così, vedete, sulla strumentalizzazione, sulla ipocrisia, e che vuole dare lezione di morale a me e a noi, quando vi siete dimostrati con i fatti. Ecco, vedete, mi avete costretto, io non volevo dirle queste cose, ma mi avete rotti i coglioni. E quindi è arrivato il momento di dirvele. E mi dispiace vedere gli attivisti e le attiviste di democrazia sovrana e popolare strumentalizzati lì a raccogliere le firme, strumentalizzati da questi personaggi in cerca d'autore. Per concludere, l'operazione è semplice, cari miei. Devono fare di tutto, aiutati dal sistema, a rappresentare in questa competizione elettorale anche loro l'antisistema. Perché? Perché partono dal presupposto che ogni voto che prenderanno lo toglieranno a noi. Quindi anche se alla fine si presenteranno non in tutte le 5 circoscrizioni, ma in 4, ma in 3, comunque devono fare i cecchini contro di noi. Ti aspetto, Marco Rizzo! Ti aspetto. Ovunque vuoi. Ti aspetto a confrontarti su questi argomenti, su tutto questo imbroglio e collegamento che avete col sistema. Voi siete lo zerbino del sistema. Noi abbiamo dimostrato che il sistema lo combattiamo e l'abbiamo anche vinto in tante circostanze, come vinceremo anche questa, perché è ovvio che ora tremano. Chiaro. Ugo Rossi, anche per quanto mi riguarda, il buon Marcello De Vito ha la mia vicinanza. Me lo avete presentato con Insieme Liberi, visto che sei intervenuto, io non avevo voluto dire collegamento, ed è stato onesto quando ci siamo conosciuti a dire: la mia candidatura c'è solo dopo l'esito della sentenza.
che sta per arrivare. Ecco qual è la differenza, cari miei. E oggi vederlo dileggiato, ieri dileggiato, da Marco Rizzo solo per attaccare noi, tu che stai raccogliendo le firme con l'aiuto del sistema e con il tramite Gianni Alemanno, che ha l'interdizione dei pubblici uffici, quindi auso che condanne. E caro Gianni, spiega ai tuoi militanti, spiega perché sei diventato zerbino di Marco Rizzo. E te lo dico io, perché tu non sei libero, tu sei tenuto dal guinzaglio. Io non sono a libro paga di Fratelli d'Italia, non ho mogli, ex mogli e figli nelle segreterie dei ministri di Fratelli d'Italia e neanche nel governo di Fratelli d'Italia. Caro Gianni Alemanno, perché ti sei trasformato in cecchino? Perché ti tengono dal guinzaglio? Se Gianni Alemanno non fa di tutto ora per far comparire sulla scheda elettorale un'altra forza che si qualifica antisistema e sovranista, usate un po' quanto su antisistema e sovranisti, rischia che sta leggina di depenalizzazione salta e lui non può fare politica e lui non può candidarsi. Ecco, se hai un altro motivo, faccelo sapere. Gianni e Pinotto, no, Gianni e Marco. Mi dispiace aver perso una diretta per parlare di queste cose, ma credetemi, non tornerò più. Vedete, qua ci sono le vittime in questa storia e che rischiavano di passare per carnefici. Cioè, noi siamo vittime di queste azioni. Di queste azioni salottiere, romane, squallide, che non hanno alcuna motivazione politica. E io vengo continuamente dileggiato. Perché invece non continuate a farvi la vostra raccolta firme? E basta. Basta, ci abbiamo tentato a stare assieme. Perché devo essere oggetto di desiderio? In continuazione. Perché siete pagati per questo. Siete politicamente libro paga del sistema. Per questo, perché dovete fare i cecchini in questa campagna elettorale. Ma avete sbagliato soggetto. Voi pensavate che io non parlassi. No, no, io parlo. Parlo, perché io non ne ho scheletri negli armadi. Ho affrontato alla luce del sole sempre i miei avversari e ho pagato il prezzo della mia impertinenza e irriverenza. Caro Marco Rizzo, ti devi solo vergognare, ma con Rolex e a 6.000 euro al mese. Credo che anche Giuseppe Sottile avrebbe fatto quello che hai fatto tu. Scherzo, Giuseppe, so che sei un uomo di principi. Per carità, per carità. Va bene, ora vi lascio. Io oggi rimango a Fiume di Nisi perché oggi c'è la festività dell'Annunciazione. Perché il giorno è quello tradizionale, il 24 e 25 marzo, ma siccome coincideva ancora con l'ultima fase della Quaresima, i festeggiamenti sono stati rinviati
ad oggi e domani e stasera sarò qui a seguirmi i viaggi in ginocchio dalla chiesa San Pietro alla chiesa Matrice, una manifestazione che non ho mai perso nella mia vita. Ho fatto sempre di tutto per essere almeno presente a questo momento, che per un ciumine sano è una delle cose più sacre, più sacre, e sono qui per questo. Avremo modo di parlare della manifestazione di ieri. Domani avrò conferenza stampa a Messina, a Palazzo Zanca alle 10, dal titolo Amam o non Amam, questo è il dilemma. Alle 10 ci sarà anche il nostro sindaco Basile, ci sarà anche la presidente dell'Amam, la nostra Loredana, e ci sarà anche il direttore generale Salvo Cucci. Sarà una conferenza stampa interessante, ma oggi rimango qui, qui con mamma e qui con le mie tradizioni. Voglio ancora ringraziare per l'ennesima volta tutti quanti, chiedo ancora scusa per coloro che non sono potuti entrare, ma più di 1200 complessivamente non potevano stare all'interno dello stabile. E voglio ancora ringraziare il nostro capitano. Ieri, quel gesto d'amore di capitano ultimo, che non era assolutamente concordato. Non mi sarei mai io permesso di chiedere una cosa del genere, una cosa così delicata. Dopo 30 anni, il capitano ultimo si è manifestato a tutti togliendosi la maschera. E da questo, e da ieri, il capitano ultimo non è più un mistero. Capitano ultimo, l'uomo che ha arrestato il capo della mafia. Noi siamo onorati di camminare a braccetto con capitano ultimo. C'è chi fa la gara in questo momento per camminare a braccetto con Totò Cuffaro. Ecco qual è la differenza tra noi e gli altri. E ieri capitano ultimo ha fatto questo gesto d'amore nei confronti di tutti noi, e per la prima volta nella sua vita si sta candidando ed è pilastro di un progetto politico, cosa che aveva sempre rifiutato, e se lo sta facendo avrà i suoi buoni motivi, ha fatto le sue verifiche, e non sulla questione di riuscire o non riuscire, ma sulla qualità delle persone, sull'onestà, sugli uomini e le donne libere e forti che fanno parte di questo progetto, e sulla bontà del progetto. Vedete, le campagne elettorali si vincono e si perdono, ma devi rappresentare un messaggio, devi rappresentare una comunità, devi trasmettere i tuoi valori, se li hai, le tue emozioni, se li hai, e credo che ieri abbiamo confermato che tutto questo noi già lo rappresentiamo, e quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare la nostra battaglia di libertà.
Ed è ovvio che queste reazioni del sistema, questa strumentalizzazione che il sistema fa dei servi sciocchi, come il buon Marco Rizzo e il buon Gianna Alemanno, è ovvio che sono un segno evidente che ci temono e faranno di tutto per frenare l'ondata di libertà che ormai è partita. Ieri è effettivamente partita e non si fermerà più. Ora, tutti in campo, uomini e donne della libertà, uomini e donne che appartenete a tutte le stelle della costellazione della libertà. Grazie già per le emozioni che ieri ci avete donato. Vi amo. Andiamo avanti senza se e senza ma. E chi vuole intimidirci, chi vuole sfidarci, chi vuole essere servo del sistema, noi rispondiamo così, di cavolocchi, non mi piego, non mi intimidisci, anzi rilancio e ti sfido. Questi sono i veri uomini